Perché Sani Verde può essere l'uomo giusto per guidare il paese, secondo te? Che cosa ti ha convinto? Allora, questo ragazzo l'avevo già individuato tanti anni fa, che comunque saranno almeno 20 anni che lui sta Non partecipando. è un È un giovane, giovane, relativamente è perché ha giovane nella iniziato politica, quasi sarebbe da bambino, tempo, quindi è assolutamente. ancora giovanissimo, che lui comunque ha fatto 20 anni, ha fatto anche un po' di maggioranza, ha fatto un po' di opposizione, comunque conosce le regole, è un ragazzo che si sa rapportare e lo dimostra il fatto che è riuscito a coagulare intorno a sé una serie di persone che con entusiasmo e affetto l'hanno sostenuto e lo stanno sostenendo. E questa non è una cosa da poco, vuol dire che c'è stato qualcosa veramente nella persona. Poi vedo che è un ragazzo che ci tiene per il paese, realmente è un imprenditore perché è impegnato in questo comune, in altro comune, e quindi ha anche l'interesse praticamente di migliorare, quindi di impegnarsi, di lavorare. Che poi verrebbe a vantaggio di tutta la collettività, c'ha l'energia di voi giovani, che se non combattete voi, ma chi gli deve combattere? E quindi la fiducia ce l'ha tutta. Mi auguro che riusciremo anche a creare un percorso sul quale lui potrà navigare abbastanza tranquillamente. Questa è una cosa che mi ha amareggiato moltissimo, perché è stato argomento nelle campagne elettorali degli anni scorsi non c'era nessuno, pure chi non mi conosceva, per fare il comizio basta che nominava Nello Di Maio, il distruttore del paese, e aveva fatto la serata praticamente. Il problema è che qua c'è memoria corta, proprio memoria cortissima. Io quando sono stato chiamato a fare l'assessore al bilancio del comune di Forio da Franco Monti, ho trovato il comune in dissesto, cioè è stato dichiarato il dissesto, che era conseguenza di debiti fatti dell'amministrazione precedente, nelle quali c'era anche il sindaco uscente attuale, che adesso fa finta di non sapere niente, va parlando e spallando di me in tutte le piazze e in tutti i posti. I guai li hanno creati loro. Gli atti stanno là al comune con una serie di debiti fuori bilancio che all'epoca la legge consentiva. Quindi ho dovuto avere tutto questo fardello di cose, nelle quali c'erano anche delle situazioni moralmente vergognose, perché nessuno lo sa, il comune di Forì assiste anche delle famiglie con bambini che hanno delle difficoltà, che stanno in una serie di istituti e non avevano nemmeno pagato le rette a quegli istituti. Questo l'ha dovuto fare il sottoscritto, e lo fa senza dire niente a nessuno, senza fare pubblicità, solo che mi hanno rotto le scatole e quindi queste cose le voglio dire. Dopo che del dissesto, lo Stato ha fatto delle leggi più rigide, cioè il bilancio deve essere chiuso in equilibrio, cioè se c'hai 100 spendi 100, se c'hai 1000 spendi 1000, io ho fatto solo questo, quindi non li potevo fare, non li potevo tecnicamente fare, quindi non ho capito di che cosa stanno parlando. Non si fa la politica così, la politica si fa lavorando insieme, non litigando, se è possibile, apprezzando pure le cose che fanno gli altri, non criticare solo che uno ha fatto una cosa e è automaticamente sbagliato perché pensa o appartiene a un'altra parte. Questa è la mia visione delle cose e questo è quello che cerco di, senza pensione, uso il termine insegnante, che poi ho fatto anche l'insegnante per tanti anni della mia vita, a tutti questi giovani che stanno in queste liste, specialmente in quelle che stanno nella mia, di lavorare, di non criticare, e di sforzarsi, e quando si parla del bene del paese, non è uno slogan, il bene del paese è il bene della comunità, e se sei capace, devi fare qualcosa, ne ha parlato soltanto.